amici di Alta Cucina e bentornati a un altro Top Chef of the Week, un momento in cui selezioniamo una delle vostre ricette dall'app di Alta Cucina, la rifacciamo qui e poi se la mangiamo. Questa settimana abbiamo scelto una ricetta pazzesca di Pastry Chef 081, i pangoccioli. Siete pronti a vedere come si fanno? Dai, cuciniamo! Allora, per fare la ricetta dei pangoccioli di Pastry Chef 081, gli ingredienti sono 550 g di farina 00, 60 g di burro, 110 g di gocce di cioccolato, 7 g di lievito secco, 100 g di zucchero, 260 g di latte, 5 g di sale e un uovo. Allora, passaggio 1. In un boccale verso il latte tiepido, lo zucchero, un uovo e il lievito secco. Mischio fino a sciogliere il lievito e lo zucchero. Ok, Pastry Chef 081 utilizza una planetaria, che è comodissima per fare questi impasti, ma noi ce l'abbiamo, ma non la useremo. Usiamo una ciotola normalissima e un cucchiaio di legno. Quando avete raggiunto una densità così abbastanza omogenea, qualche grumo rimarrà, ma non c'è problema. Il vostro impasto è perfetto! Porcheggio perfetto! A questo punto potete aggiungere la farina tutta insieme e il sale. Quando avete raggiunto più o meno questo risultato, che è ancora molto molto grezzo, potete trasferirvi sul tavolo. A questo punto lo lavoriamo a mano fino a renderlo liscio e omogeneo. Quando avete raggiunto un risultato simile, ok, anche se ancora un po' ruvido, non vi preoccupate. A questo punto aggiungiamo il burro morbido e lavoriamo per altri 10 minuti fino a farlo assorbire completamente. Ci metto il burro. Non vi preoccupate se in questo momento l'impasto si straccia, è normalissimo perché il burro ha questa capacità di slegare, no? di ungere, quindi l'impasto in questo momento si romperà e poi si rincorderà insieme al burro. Quando avete un risultato più o meno simile, lo mettete in una bellissima ciotola, lo copriamo con pellicola e lo mettiamo 2 ore a lievitare a temperatura ambiente. Là. Fermi tutti! Cosa scordate le gocce di cioccolato? Si possono fare pangoccioli senza gocce di cioccolato? No. Che fai, pan non goccioli? In che senso? Ok, cercate di essere veloci in questa fase, altrimenti con il calore delle mani potreste rischiare di sciogliere le gocce di cioccolato, come sto facendo io. Copriamo con pellicola e mettiamo a lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Allora, dopo 2 ore il panetto si presenta così. Guardate che bello, è cresciuto un po'. Adesso lo dividiamo in palline da circa 60-70 grammi. E andate avanti così finché non finite tutto l'impasto. Allora, per dargli la forma e farli poi lievitare, dovete semplicemente cercare di fargli qualche piega. Quindi, come prima, abbiamo steso l'impasto lontano da noi. Gli facciamo un paio di pieghe da una parte, la piega sta qua centrale e anche da quest'altra qua, in modo tale che sia bello liscio. E poi con la mano a coppa, perché questa è la coppa di tutti gli italiani, cerchiamo di schiacciare e arrotolare facendo un po' questo movimento qua, finché non ha una forma sferica che vi soddisfa. Ok, quando avete le palline di pangoccioli pronte, preriscaldate il forno a 200 gradi statico, così è bello caldo, e nel frattempo mettete le palline su una teglia coperta da carta forno e le coprite con la pellicola in modo tale che non si asciughino troppo. Quindi li copriamo bene e adesso stanno qui tranquilli coperti un'altra mezz'ora prima di metterli poi in forno. Allora ragazzi, dopo mezz'ora dovrebbero presentarsi più o meno così, hanno iniziato a lievitare, quindi un tuorlo d'uovo, un goccino di latte, spennelliamo bene. Mi hai fatto un dettaglio su sti cosi? Guarda quanto sono belli! T'ho fatto delle pepite, t'ho fatto! Spennellateli bene, teneteli, mi raccomando, distanziati un po' perché in forno crescono. Se li mettete troppo vicini, poi vi si incollano uno all'altro. E infornate a 200 gradi in forno statico per 10 minuti. Proprio felice. Là. Ragazzi, ecco i nostri pangoccioli ancora caldi usciti dal forno.
bravissimo pastry chef 081, ha fatto una ricetta pazzesca. Seguite lui, seguite gli altri creator influencer che vi piacciono e caricate le vostre ricette sull'app di Alta Cucina, che magari settimana prossima sceglieremo una delle vostre. Non mi resta che assaggiare. Siete pronti? Madonna che bello, senti, guarda, guarda che bello. Ok, come al solito non assaggio soltanto io, quindi facciamo assaggiare anche qualcun altro dell'ufficio. Vai, vero, vieni. Scusa, non manca la mia... E Giulia, vale. Ovviamente. Vai. Vieni Giulia, facciamo la metà. Grazie. Sembra di tornare bambina. Non ti sembra di tornare quando eri piccola, la merenda? Che effettivamente hai la pelle più liscia. Vero? Buonissimi. Comunque sono buonissimi, mamma mia. E io ne ho preso un altro. Vabbè. Vabbè, io me lo porto per merenda così divento più giovane. Vabbè.